Allora, oggi intervisto per State of Mind la professoressa Valeria Ogazio, che è direttrice e fondatrice della scuola di specializzazione EIST, l'Istituto Europeo delle Terapie Sistemiche Relazionali, e ordinaria, professoressa ordinaria di psicologia clinica all'Università di Bergamo. Allora, partiamo con la prima domanda, che è quella relativa ai principi teorici e clinici che lei ritiene un po' irrinunciabili e che orientano il suo lavoro clinico. Sì, non faccio fatica a raccontare i miei principi, diciamo, organizzativi, perché la mia vita magari privata ha conosciuto rivoluzioni, ma la mia vita scientifica è stata molto lineare. Una serie di principi mi hanno accompagnata costantemente. Un primo principio è quello che esiste una dimensione nascosta del comportamento, una dimensione, sì, occulta, nascosta del comportamento. Per la psicanalisi questa dimensione nascosta è l'inconscio. Per noi sistemici questa dimensione nascosta è la relazione, anzi le relazioni, nel senso che noi crediamo generalmente che esista un io che decide, che fa, disconnesso in qualche misura dagli altri. In realtà non è così. Noi di fatto siamo, il nostro modo di comportarci è determinato dalle relazioni entro cui siamo, o comunque è coadattivo ad altre relazioni, a una rete di relazioni. Non siamo individui disconnessi dagli altri, esistiamo nella relazione. Quindi un punto fondamentale è questa dimensione nascosta. Già Mead lo diceva, che praticamente l'io, noi stessi siamo un mistero, noi stessi nel momento in cui agiamo. L'io come centro propulsivo, possiamo darci del tu perché siamo colleghi, tu puoi deciderti di comportarti in un certo modo, poi viene fuori qualcosa di diverso. In questo momento io questa intervista posso averla pianificata in un certo modo, poi mi comporterò in un modo che non è prevedibile. Esiste poi il me, cioè le mie riflessioni su mio comportamento successivamente, o il tuo sul tuo comportamento successivamente, ma nel momento in cui agiamo siamo misteriosi. Siamo misteriosi e questo mistero per noi sistemici è sciolto in qualche modo se noi vediamo il nostro comportamento dentro le relazioni. Questo è un primissimo punto. L'altro punto che, e questo caratterizza un po' tutti i sistemici, l'altro punto che mi caratterizza forse di più, anche se appartiene alla tradizione sistemica, è l'idea che la soggettività sia costruita nell'interazione. Io do moltissima importanza alla soggettività. Quando ho cominciato ad entrare nel mondo sistemico, giovanissima devo dire, introdotta da Mara Servini Palazzoli, di soggettività non si poteva parlare, era la scatola nera, eccetera. Bene, io ho sempre pensato che in realtà il modello sistemico fosse un nuovo modo di vedere la soggettività, e questo tutto il mio itinerario scientifico è stato in questa direzione. La teoria delle polarità che ho costruito poi è una teoria intersoggettiva, è un modo di vedere la soggettività come costruita nelle relazioni, che era l'intuizione originaria di Bateson, che poi è andata perduta, ma negli anni 30 Bateson riteneva proprio questo. L'idea di base è che anche l'emozione più privata, che tu sperimenti quando sei sola, in realtà è costruita nella relazione con gli altri, a volte non presenti, ma sempre importanti per la costruzione dell'emozione. Quindi questo, vabbè, poi lo diremo sui pazienti, che importanza ha tutto questo.
Un altro punto caratterizzante la tradizione sistemica, ma anche certamente il mio modo di fare terapia, è l'idea che le persone sono molto intelligenti per quanto riguarda la loro vita. Cosa significa questo? Ma io posso avere gli studenti che quando arrivano a fare l'esame non sanno niente, dicono le stupidaggini, perché hanno fatto altre cose nella loro vita. Magari era anche giusto fare altro in quel momento della loro vita, però sono incompetenti nel momento in cui io li incontro a fare gli esami, ad esempio, magari giustamente incompetenti perché hanno avuto cose più importanti a cui dedicarsi. Per la propria vita non si può essere incompetenti. Le persone, io lo dico sempre, sono intelligenti. L'ho scoperto in modo macroscopico quando, giovanissima, ero stata invitata a fare le supervisioni degli assistenti sociali di Rimini. C'erano anche degli psicologi, li ho mandati via perché allora litigavano assistenti sociali e psicologi, e quindi averli insieme, la maggioranza erano tra l'altro assistenti sociali, non avrebbe creato molto. E sono partita con le assistenti sociali da quei casi che potevano gestire da sole senza gli assistenti sociali, per evitare, senza gli psicologi, per evitare i conflitti. E loro mi hanno detto che erano i casi peggiori, che non c'entrava niente la psicologia su questi casi, che erano il rock clochard alcuni o pressapoco, persone che venivano per chiedere un sussidio economico, eccetera. E io ho fatto invece la scoperta, assieme a loro, l'abbiamo fatta insieme, che in realtà la posizione di clochard, le persone che improvvisamente non erano capaci più di lavorare, avevano bisogno dell'aiuto dei servizi, che poi era più simbolico che reale, perché poi davano pochi soldi al mese, era più importante la definizione sociale di assistito che l'aiuto che ricevevano, era in realtà connessa ad una storia, ma non solo, era anche una strategia intelligente, nel senso di una strategia adattiva, nel senso che era il meglio che potevano dare e fare date quelle premesse. Non c'è nessuno che è pigro sulla propria vita, quelli che sono abulici è perché quella strategia è la strategia che loro ritengono migliore in quella situazione. E questo significa sostanzialmente che la terapia non è una terapia pedagogica. Io non amo le terapie pedagogiche, non mi piacciono proprio. La terapia non insegna a nessuno ad essere una madre o un padre, ad essere una donna o un uomo, ad essere una moglie. Penso che tutti abbiano queste capacità. Tutti abbiamo un patrimonio genetico che approssimativamente non è tanto diverso. Forse le persone con dei danni intellettivi molto forti, ma io ho trovato persone con danni intellettivi che poi avevano grandissima intelligenza sociale. Magari non erano capaci di fare dei conti, di fare un'equazione, ma dimostravano poi nella loro strategia comportamentale di essere più acuti di quanto sembrasse. Quindi, a mio avviso, la terapia deve decostruire i vincoli, anzi trovare nel danno la risorsa, e comunque decostruire i vincoli che fanno sì che la persona non possa essere una madre accettabile, una donna con un suo modo di essere femmina a qualche livello, un uomo con una sua mascolinità. Se si decostruiscono i vincoli, le persone sono in grado di sviluppare una loro capacità. Quindi la terapia non è pedagogica. Poi ci sono questi principi, diciamo, appartengono comunque alla tradizione sistemica, forse più pura, in qualche modo sì, più pura direi. Mentre poi ci sono altri principi che appartengono di più alla mia riflessione. Ad esempio l'idea che gli individui
siano profondamente diversi tra loro. La terapia della famiglia ha usato spesso concetti olistici, come quello di mito, di paradigma familiare, concetti che accomunano tutti i membri della famiglia. Per me la famiglia è invece una composizione di differenze. Anzi, i membri della famiglia sono uniti dalle loro differenze, proprio perché sono complementari. Se in una famiglia c'è qualcuno molto buono, deve esserci anche qualcuno di molto cattivo. Se in una famiglia c'è qualcuno di fragile, ci sarà qualcuno che sostiene. Se in una famiglia ci sono perdenti, ci saranno anche dei vincenti. Cioè, in realtà la famiglia è una composizione di differenze e credo che questa almeno è la mia personale contributo alle terapie familiari, che tra l'altro spiega anche quello che per la ricerca è stato presentato come un enigma. Perché i fratelli sono tanto diversi l'uno dall'altro. I risultati delle ricerche sui fratelli hanno dimostrato che sono tremendamente diversi e che il fatto di vivere insieme aumenta la differenza. Ad esempio sui gemelli monozigoti, che si assomigliano per questioni genetiche, sono molto più uguali, sono molto più diversi quando vivono insieme che quando poi si sposano e ognuno fa la propria vita e può lasciare esprimere le proprie componenti genetiche che li fanno più uguali in qualche modo. La famiglia è quindi un sistema di interdipendenze, quindi le persone sono molto diverse. Non so, pensate ai fratelli Karamazov, che tutti avrete letto, ed è una famiglia abbastanza tipica da questo punto di vista. Abbiamo il padre Fedor Pavlovich, che è sensuale, pieno di voglia di vivere, cattivo, anche sentimentale e cattivo. Poi c'è Misha, che è come lui, pieno anche lui di voglia di vivere, non sempre di buona voglia di vivere. E dall'altra parte c'è Alesha, che è un santo, puro, santo, purissimo. E poi c'è Ivan, l'enigmatico protagonista dei fratelli Karamazov, che è nel mezzo. Non può essere buono, non riesce ad essere, dovrebbe credere in qualcosa e non ci riesce. Dall'altra parte ha anche pietà per la sofferenza del mondo, e quindi è nel mezzo, diventa poi il responsabile morale del parricidio, ma in una posizione che potremmo dire mediana. Questa è una famiglia con delle differenze importanti, come la maggioranza delle famiglie. Le famiglie poi che troviamo tutte uguali abbastanza, significa secondo me che per essere comprese bisogna allargare alla parentela, dove troviamo spesso gli opposti polari in un'altra parte della famiglia. Le famiglie sono anche diverse. La mia ipotesi è che le semantiche familiari siano molto diverse, il che significa, detto in termini non tecnici, anche per i colleghi che non... significa che famiglie diverse hanno modi di organizzare il significato diverso, emozioni prevalenti che sono diverse. I primi 10 anni della mia vita professionale sono stati dedicati a anoressia prevalentemente, anoressia e bulimia, più anoressia che bulimia. Mara Selvini Palazzoli allora era molto famosa, riceveva molti casi e mi mandava molti casi anche di famiglie, ho ricevuto da lei, anoressiche. Quindi lavoravamo tantissimo con le anoressie e poi con i disturbi psicotici. A un certo punto comincio a diventare amica dei cognitivisti e mi mandano le loro famiglie, che erano famiglie con disturbi generalmente disturbi fobici, attacchi di panico, eccetera, disturbi d'ansia,
più fobici che ossessivi, avevo ricevuto da loro. Gli ossessivi andavano prevalentemente, specialmente allora, dagli psicanalisti, quindi erano prevalentemente dallo spettro fobico, e mi sono trovata di fronte a un nuovo modo di organizzare il significato, famiglie completamente diverse, dove l'emozione prevalente era paura, coraggio, ma c'era un clima emotivo completamente, storie completamente diverse. Beh, poi incuriosita da queste differenze, mi sono occupata anche degli ossessivi, delle dinamiche dei disturbi dell'umore, eccetera. Però l'idea di fondo è che le famiglie siano diverse fra loro, siano mondi diversi. Ciò per cui una famiglia si strugge, su cui o gioisce, al contrario, è materia di completa indifferenza per un'altra. Per cui tu entri che quello per cui si struggono, ti faccio un esempio, ricevo parecchie richieste, essendo stata in università per tutta la vita, anche da colleghi universitari, e spessissimo, anzi, quando sento che mi parlano di bambini con learning disabilities, sono figli di colleghi universitari di altra materia, ad esempio, non necessariamente di psicologi. Ma in queste famiglie dove essere intelligenti e competenti scolasticamente è molto importante, dove spesso la gente si sposa, si innamora anche per problemi di competenze cognitive, perché si innamora di un uomo che è brillante o di una donna che è brillante, o si separano per problemi di competizione cognitiva o cose di questo genere, c'è spesso qualcuno che ha una learning disability, cioè praticamente che non studia, che si specializza nel fare il musino ignorante, che non capisce, eccetera. Ovviamente perché crea una rivoluzione in famiglia, è un messaggio importantissimo, tutti si preoccupano immediatamente. E il bambino diventa esperto nel non apprendere, fa grandi sforzi e diventa esperto, e così ottiene anche un interesse e tante cose. Direi questi i principi fondamentali. Ok, e questi principi come si traducono poi nel lavoro con il paziente? A livello un po', diciamo, più pratico, proprio di gestione della seduta, del colloquio? Sì. Prima di tutto l'interesse per la relazione. L'interesse per la relazione fa sì che per noi, per me in particolare, ma per tutti i sistemici credo, il paziente quando arriva anche da solo è un pezzo, è come un pezzo di un puzzle. Tu hai una parte per comprendere il quale hai bisogno del tutto, che puoi evocarlo in qualche modo, se sei in terapia individuale, oppure vedi proprio le persone, diciamo, come parte del loro gruppo. Quindi diciamo che un primissimo punto è sostanzialmente il vedere l'individuo come parte di un gruppo quando è in seduta. In pratica, innanzitutto tu non dai importanza troppa alla storia raccontata. Le persone arrivano in terapia, siano esse una famiglia, una coppia, un individuo, con una loro storia raccontata. Bene, per me lo psicoterapeuta deve avere un terzo occhio e andare oltre la storia raccontata. Devi andare oltre la storia raccontata e cercare di avere accesso alla storia vissuta. Le persone, mentre ti raccontano una storia raccontata di un certo tipo, si comportano anche in un certo modo che è spesso tremendamente divergente dalla storia raccontata. Ci sono persone che si descrivono come vittime in modo molto assertivo, ad esempio,
o ti raccontano una storia spesso condivisa anche in famiglia, che vedi che non corrisponde alle interazioni che ti esibiscono in seduta. Quindi tutta la tecnica, diciamo, sistemica è un tentativo di andare oltre la storia raccontata, avvicinandoci sempre di più al comportamento. Perché noi quello che possiamo cambiare è la storia raccontata, tra l'altro. Quindi, per la carità, la storia raccontata va esaminata, ma assieme alla famiglia e al soggetto inizia una grande avventura che è lo scoprire le proprie risorse assieme ai propri vincoli attraverso la storia vissuta sia in seduta sia che si evince anche dalla biografia del soggetto e della famiglia, se la si vede con un altro punto di vista. Ma anche, cioè ci sono, devi anche sostanzialmente stare molto attenta a tutte le risorse che sono nascoste nel positioning di ciascuno. Quindi, una cosa dovevo dire prima, nella storia vissuta c'è il sintomo. Molti sistemici oggi, così come molti psicanalisti, tendono a sottovalutare il sintomo. Invece per me è importantissimo, perché il sintomo è storia vissuta, tu non lo controlli. È qualcosa che nasce e il cui significato poi lo devi trovare nelle relazioni, nella posizione del soggetto. Quindi l'idea, diciamo, che la relazione è quella più importante, che regola il comportamento, tu lo vedi e lo evinci attraverso la storia vissuta, che si esprime nei sintomi, che si esprime andando a vedere i comportamenti anche al di fuori del setting terapeutico, ma portando la conversazione terapeutica lontana da astrazioni ideologiche e andando molto di più al comportamento, perché il comportamento è poi passibile di nuove interpretazioni. È da qui che comincia anche l'avventura, assieme al paziente e alla famiglia, di rivedere la storia delle persone ritornando alla loro storia vissuta. E questo è un punto importante. Un altro punto importante è il positioning di ciascuno. L'attenzione alla soggettività si traduce in un'attenzione alla posizione di ciascuno nel sistema familiare, negli altri sistemi significativi. Dentro a questa posizione noi troviamo il danno, ma troviamo sempre anche la risorsa. Persino nei casi più sfortunati di abusi, di incesti reali le situazioni, anche un figlio incestuoso, bene, se andiamo ad analizzare il suo positioning, spesso da questa posizione, che certamente l'ha danneggiato in certe aree, le ha dato risorse in altre. Non so, ad esempio, spesso nelle relazioni pare incestuose, eccetera, abbiamo una rottura della barriera delle generazioni. Il figlio entra nella coppia prepotentemente e diventa partner, ad esempio, di un genitore. Bene, quest'idea di aver rotto la barriera generazionale, ad esempio, produce capacità creative, implica non riconoscere l'autorità, che ha ovviamente dei danni, ma anche delle risorse. Così un figlio vissuto in una posizione anche molto di attaccamento e anche in realtà con una barriera generazionale molto forte, ha una capacità a volte di credere nell'adulto, credere anche che le figure autorevoli lo possono proteggere, anche se, quindi nel danno di una posizione che l'ha reso troppo dipendente c'è anche la risorsa. Prendi anche altre situazioni, prendi ad esempio l'anoressia. L'altro giorno avevo una paziente che mi diceva: ma io ho perso 8 anni della mia vita, sono stata
chiusa, era una paziente che ha avuto diversi ricoveri, 8 anni della mia vita chiusa dentro l'anoressia, non ho vissuto, non pensavo ad altro che a controllare il cibo, a non mangiare. Bene, questa esperienza, è vero che lei ha perso 8 anni della sua vita, non ha fatto una serie di esperienze in anni cruciali della sua vita, è innegabile questo, e questo non glielo restituisce nessuno questo tempo, però è altrettanto vero che ha praticamente fatto un'esperienza di volitività straordinaria, che non può non essere anche un vantaggio. Qualsiasi cosa tu faccia nella vita, la volitività è fondamentale. E lei per 8 anni si è esercitata, se vogliamo dirla così, e ha oggi un patrimonio di competenze che in questi anni ha sviluppato. Ha sviluppato, se vogliamo dirla nel modo più semplice, queste competenze di volitività, ma anche di voler far sentire la sua voce entro anche la propria famiglia, usando strategie effettivamente molto pesanti, ma che certamente costituiscono un patrimonio nella sua vita, perché far sentire la propria voce è comunque importante nella vita di tutti, è fondamentale. Quindi noi troviamo anche nel danno la risorsa. Non ho detto un aspetto importantissimo, che è quello dell'ermeneutica triadica. È anche un principio scientifico. Due non bastano. La diade non è sufficiente a capire un fenomeno. Sebbene oggi ci sia stato in questi ultimi 30 anni un interesse forte per Bowlby, a cui vanno sicuramente dei meriti, perché nel mondo psicanalitico ha affermato l'importanza della relazione, però per noi è un modello insoddisfacente, perché è un modello diadico. Oggi, quando io di fronte a un conflitto devastante, madre figlia o madre figlio, eccetera, io vado oltre e mi domando chi ha contribuito a creare questo conflitto. Non c'è una diade da sola. E i rapporti non sono rapporti diadici. Qui abbiamo le ricerche stupende di Fivas, il gioco triadico di Losanna, e Fivas è stato in grado di dimostrare nel modo scientificamente più inappuntabile, le ho seguite con particolare interesse perché molti anni fa le ho fatte anch'io le ricerche sul gioco triadico, però lei le ha fatte molto meglio, con mezzi tra l'altro fantastici, ed è riuscita a dimostrare che addirittura a 3 mesi il bambino è triadico, cioè la bambina, mentre ti guarda, che sei la mamma e ti tocca, si gira verso il papà e gli sorride. Cioè il bambino impara già ad essere coadattivo entro triade. Stern, infatti, nonostante fosse uno psicanalista, era rimasto colpito dalle sue ricerche e ha scritto giustamente che tutto il modo con cui la psicanalisi ha interpretato lo sviluppo, e anche i cognitivisti, cioè come uno sviluppo che parte dalla diade per poi passare alla triade, prima c'è la relazione madre-bambino, poi c'è la relazione col padre, tutto questo va rivisto. Il bambino a 3 mesi tiene già conto e si muove in modo intelligente rispetto ad entrambi i genitori. Quindi, e questo per noi è importantissimo, perché noi introduciamo nella terapia un modo di interpretare gli eventi, lo chiamo ermeneutica triadica, ma un modo di interpretare gli eventi che non tiene mai conto solo della diade. E questo direi che è un altro punto importante. E qui tutto il lavoro sui processi di triangolazione poi.
processi di triangolazione o processi di non triangolazione, perché noi abbiamo la situazione in cui il bambino è triangolato, ma abbiamo anche le situazioni in cui la coppia, ad esempio, è talmente forte che non c'è spazio, che non lo fa entrare. Abbiamo anche situazioni di non triangolazione. Abbiamo tantissime situazioni diverse, ma che non sono... La famiglia non è una composizione di diadi. Abbiamo, e la posizione di ciascuno è una posizione in una rete di relazione complessa. Assieme, e assieme al paziente la costruiamo, perché nella storia nostra raccontata noi siamo generalmente molto monadici o diadici, cioè tendiamo a interpretare gli eventi sulla base di caratteristiche nostre permanenti o sulla base di caratteristiche diadiche. Sono così perché mia mamma è stata così, perché mio papà è stato così. L'avventura che nasce con i nostri pazienti è di diverso tipo, cioè andiamo a scoprire la configurazione di eventi dentro la quale siamo stati. Ok, salto a una domanda che diciamo successiva, ma secondo me è importante introdurla adesso, rispetto alla raccolta, tu dicevi, della storia vissuta, no? Sì. A fianco a quella raccontata del paziente. Come vi comportate, come ti comporti per il coinvolgimento dei familiari significativi? Cioè quando arriva un paziente che richiede una terapia individuale sostanzialmente, sì, no? Che sono la maggior, sì, parte dei pazienti che qui girano per gli studi. Cosa succede? No? Sì, benissimo. Allora, innanzitutto per noi, anche il paziente che vuole la familiare, per noi, e per me questo devo dire in particolare, c'è una fase di consultazione di almeno 2 sedute, le sedute individuali sono di 1 ora e mezza, quindi lunga, una fase di lavoro di 3 ore e se siamo in familiare 5 ore, 2 sedute di 2 ore, 2 ore e mezza. Di solito, poi questo solo in consultazione, lunghe così? No, anche le faccio anche in generale. Non tante sedute, ma molto lunghe. Poi se vuoi ne parliamo, perché è una tecnica. Sì. È una tecnica che ho visto anche per le individuali di 1 ora e mezza, 1 ora, 1 ora e mezza, che usano 1 ora e mezza, usano anche alcuni colleghi americani anche di impostazione psicanalitica. Mm. E questo secondo me, ma poi ne vedremo, ha alcuni grandi vantaggi. Comunque, quando arriva il paziente, noi cerchiamo per quanto è possibile di avere in queste prime 2 sedute, possibilmente anche i familiari. Non sempre, sia chiaro, perché c'è anche il paziente dove è inopportuno il coinvolgimento familiare. Io l'ho capito subito, infatti faccio individuali da sempre, perché uno dei primissimi lavori che ho fatto, impieghi che ho avuto, era all'interno di un consultorio familiare, i primi consultori familiari. Gli uomini che venivano, anzi dico uomini perché allora avevo la loro età, li vedevo come uomini, oggi direi ragazzi che venivano, erano quasi esclusivamente per problemi di impotenze maschili. Allora gli uomini non andavano tanto facilmente in consultazione psicologica in un servizio come quello dei consultori. Avevo ragazzi che ad esempio avevano problemi di impotenza, spesso legati anche alla situazione familiare. Spesso l'avevano anche detto magari alla mamma, a una sorella o intradetto, ma sarebbe stato inopportuno coinvolgere tutti i familiari su una tematica di questo tipo, a meno che tutti fossero già coinvolti in questo problema. Avrebbe creato più problemi di quanto ne risolveva. Ne avremmo risolti, non era opportuno. Quindi non sempre il modulo familiare è opportuno. E questo lo decidi al primo contatto telefonico? Esatto. Okay. La telefonata mi serve già per decidere. In linea di massima incoraggio comunque le persone a venire in consultazione anche con i familiari. E c'è una negoziazione telefonica a questo proposito in cui cerco di incoraggiare. Perché? Non per coinvolgerli nell'intero trattamento. Se non c'è ad esempio una grave patologia,
È abbastanza difficile oggi poter coinvolgere tutta la famiglia, anzi rischi, cosa che io non faccio mai, di coinvolgerne solo delle parti. E preferisco o la famiglia viene coinvolta tutta, nessuno escluso, oppure meglio lavorare con l'individuo. Però all'inizio io cerco di avere tutta la famiglia, se è possibile. Perché? Ma perché immediatamente hai un numero di informazioni enormi. Tutti danno un loro contributo e tutti ci dicono anche il problema del paziente dal loro punto di vista. Tu poi hai due sedute di storia vissuta con loro in cui vedi il positioning del paziente nella sua famiglia. Quindi questo per me è importantissimo. Dopo posso fare il percorso terapeutico assieme soltanto al singolo individuo. In alcuni casi, ad esempio, posso passare dall'individuale ad un allargamento. Ad esempio, guarda, un caso che accade spesso è ad esempio un coinvolgimento di coppia. L'individuo, ad esempio, le relazioni sono troppo negative per consentire un lavoro di coppia e l'individuo stesso che ti chiede la terapia non lo vuole perché magari sta pensando se separarsi o no, o comunque c'è un tipo di relazione che non consente. Nel corso della terapia individuale si può poi, l'individuo cambia e cambia anche il partner. Ci possono creare invece le condizioni poi per un lavoro individuale. In linea di massima però preferisco, quando comincio un individuale, continuare l'individuale. Perché? Perché è il paziente che poi si fa protagonista di coinvolgere la sua famiglia, andando a capire cose che non aveva capito, cambiando lui le relazioni dentro la sua famiglia, proprio perché il lavoro del terapeuta è di essere un consulente del paziente. Tu sei al suo fianco e poi lui che agisce, è lui che modifica. Quindi, se vuoi, non mi piace tanto, lo faccio in qualche caso, ovviamente. Però in linea di massima, se poi decido che è un individuale, sarà lui che acquisirà anche le informazioni che non riusciamo a capire insieme, sarà lui che sarà protagonista attivo di modificare del cambiamento, anche dei rapporti nella sua famiglia. Non voglio essere io, anche se a volte i pazienti me lo chiedono. Magari all'inizio non volevano, poi acquistano fiducia e vogliono, ma vogliono anche che tu ti sostituisca in qualche modo a loro. Invece è importante che tu rimanga consulente. Poi valutiamo insieme i tentativi fatti, quello che è stato prodotto e si procede oltre. Quindi quando decido per un individuale, è un individuale. Spesso noi facciamo oggi molto percorsi alternati. Oggi tutti sono più disponibili a raccontarti la loro storia, sono molto più aperti da questo punto di vista, ma ciascuno ha un proprio individuale progetto di vita, siamo molto più individualisti del passato, per cui avere il coinvolgimento di tutta la famiglia per tutto l'iter lo puoi fare solo nei casi più gravi. Ci sono poi situazioni in cui hai anche bisogno di un lavoro individuale sul positioning della persona, di chiarimento che non puoi fare in familiare. E oltretutto poi tutti hanno un loro progetto di vita. Poco tempo fa abbiamo fatto una seduta, la situazione era molto grave, quindi era una consultazione che abbiamo fatto e poi abbiamo dovuto anche lavorare un po' con queste persone. Però un figlio era in Erasmus, un'altra lavorava ad Amsterdam e poi c'era il paziente che era un trentenne con gravi problemi di depressione molto molto gravi. È difficile con una famiglia con questo arrangiamento e che sempre di più abbiamo famiglie di questo tipo, riuscire a fare un percorso terapeutico lungo.
Allora cosa facciamo? Facciamo un percorso iniziale che riguarda non solo la consulenza iniziale di 2 o 3 incontri, ma anche un prolungamento di una decina di incontri, dopodiché lavoriamo con l'individuo, chiamando se è necessario altri membri, ma moderatamente, e poi concludendo con tutta la famiglia. Questo ad esempio è un'altra modalità di lavoro che abbiamo trovato e che ci sembra anche utile rispetto all'arrangiamento sociale, rispetto alla vita delle persone. Sì, sì. Ok, rispetto alle tecniche, mi dicevi questa tecnica per cui fate sedute molto lunghe, concentrate? Certo. Allora, io faccio sedute anche di 1 ora e mezza con le terapie individuali. È un tempo lunghissimo, perché tu considera che in una normale seduta di 1 ora o di 45 minuti hai tutto un periodo di avvio e poi di conclusione. Quindi un joining iniziale, perché devi ritrovare il clima, ritrovare il punto su cui ti sei lasciato e così via. E hai poi una fase conclusiva, in qualche modo, di cui devi tener conto. Quindi 1 ora e mezza è tanto. Io ho cominciato a lavorare così perché avevo molti pazienti che mi venivano da varie parti d'Italia. Oggi anche mi vengono da Londra. Persone che ad esempio hanno cominciato a lavorare con me e poi si trasferiscono a Londra per lavoro, ad esempio. Non è impossibile. Ho avuto persone che hanno fatto la terapia individuale dalla Sicilia. Adesso i costi anche degli aerei sono anche moderati se ti organizzi. E comunque ho spessissimo, io ho insegnato a Venezia, cioè, ho persone che mi vengono dal Friuli, da Venezia, che mi vengono da altre parti, per cui ho dovuto anche costruirla, questa modalità, facendo a volte incontri ogni 15 giorni, ma molto lunghi. E trovo che sia molto adatta anche alle condizioni oggi, dove il mondo del lavoro, per quelli che sono occupati, poi ci sono tanti che non sono occupati, ma per quelli che sono occupati è molto demanding, le persone vanno molto all'estero, eccetera. Quindi la modalità di 1 ora e mezza ogni 15 giorni è una modalità che ho trovato funziona benissimo ed è adatta al mondo che cambia, di cui noi dobbiamo tenerne conto. E gli incontri familiari invece, diceva, possono durare anche fino a 5 ore? No, 5 ore un incontro mai. 5 ore l'intera consultazione. Ah, okay. No, 5 ore non le ho mai fatti. Gli incontri familiari durano dalle 2 ore alle 2 ore e mezza. E li spendi tutte. Perché se vuoi fare degli incontri, soprattutto nella fase iniziale, ma spesso anche non iniziale, se vuoi andare a fondo con 4 o 5 persone, c'è bisogno di tempo. C'è bisogno di tempo se vuoi lasciare anche le persone che esprimano il loro punto di vista e si vada a fondo. Ci sono altre tecniche specifiche che utilizza, di cui ho voglia di parlare? Tecniche specifiche. Facciamo anche molto esperienze falsificanti, le chiamo. Cioè, ad esempio, non amo le terapie pedagogiche, come ti ho detto prima, assolutamente no, ma a volte proponiamo ai nostri clienti o pazienti, io preferisco l'espressione paziente perché l'espressione cliente mi sa di mercato e non mi piace, comunque le persone con cui lavoriamo, proponiamo ad esempio delle esperienze lontane da quello che loro fanno, ma non sono dei suggerimenti della buona salute e soprattutto non vogliono dire quello che noi vogliamo che il paziente faccia, perché questo per me non rispetta l'intelligenza e la libertà delle persone. Sono esperienze di comportamenti diversi da quelli abituali e per verificare gli altri come reagiscono e lui o lei come si sente dentro un certo modo di comportarsi.
quindi sono sempre limitati nel tempo, durano 15 giorni, ma permettono al paziente di scoprire delle cose e a te assieme al paziente. Il paziente poi ti racconta com'è andata, ti racconta anche se non c'è riuscito e quali sono gli ostacoli che trovava questo tipo di comportamento. Ma per esempio? Vabbè, può essere tantissimi comportamenti diversi, non so, ti posso fare un esempio. Un paziente che usava alzarsi alle 11 del mattino e i genitori, era ad esempio un trentenne, aveva avuto un tentato suicidio, insomma c'erano tante cose complesse e i genitori lo accusavano di essere un mangiapane a tradimento, come si dice dalle nostre parti, e lui pensava di avere ad esempio proprio che non poteva alzarsi la mattina, aveva fatto infatti. A un certo punto della terapia, ovviamente ad un certo punto, gli facciamo fare come esperimento quello di alzarsi, mettendoci d'accordo che poi si porta dietro il pigiama dentro la cartella e va a dormire in macchina. Quindi non vogliamo cambiare niente. Ci mettiamo d'accordo di vedere cosa succede a casa sua, ad esempio. E vengono fuori delle cose straordinarie in genere. Oppure altre esperienze, anche in familiare, lo facciamo, non so, ci sono le famiglie, mi ricordo una famiglia, ad esempio, che c'era una figlia intellettuale, che poi è andata alla Normale di Pisa, molto brava, era stata anoressica, e la mamma anche lei molto cerebrale, mentre il papà, anche se era anche lui un professore di liceo come la madre, quindi, ma era considerato invece più rozzo, più comunque godereccio, eccetera, meno cerebrale, anzi al contrario, molto fisico. C'era l'altra sorella che era molto fisica, con molti fidanzati, molto, molto sportivi anche loro, eccetera. Ad esempio abbiamo fatto fare un'esperienza, l'hanno fatta, tutta la famiglia è stata straordinaria. Si sono alternati la sorella con molti fidanzati, molto fisica, molto, molto sportiva, ha passato i sabati e domenica con la mamma cerebrale, quindi c'erano queste due figlie molto, molto diverse, poi una all'opposto dell'altro, e allora gli diciamo alla ragazza che era molto brillante socialmente, sportiva, eccetera, di passarsi un bel weekend con la mamma. La mamma era una donna intelligente, tra l'altro, di organizzare anche un weekend per lei in cui avrebbero studiato. Sarebbero andati a vedere un paio di mostre interessanti, un cineforum, allora era un periodo di cineforum, andavano anche queste, e gli altri andavano in montagna insieme, si mettevano d'accordo, la ragazza non sapeva sciare, allora con le racchette camminavano, eccetera, eccetera. Beh, non dovevano poi raccontarsi niente, quando tornavano poi ne avremmo parlato in seduta di quello che era accaduto. E anche qui abbiamo avuto, cioè questo è un esempio, in linea di massima comunque uno degli aspetti che non ti ho parlato, che forse è quello più affascinante secondo me o che mi piace di più del lavoro che faccio, è i cambiamenti di positioning. Noi la terapia produce e lavoriamo, modifichiamo le posizioni delle persone. Quindi questo e i mezzi poi sono vari, comunque il lavoro è di cambiamento di posizione. Rendendole meno rigide, quindi integrandole con aspetti. Rendendole diverse, facendo uscire le persone da quei positioning, facendoli sperimentare. Nessuno lascia una forma di adattamento che è intelligente se non ne trova un'altra che può risolvere meglio i suoi problemi. Ne deve trovare un'altra e dobbiamo anche eliminare quelle premesse che rendono difficile trovare altri positioning, ovviamente. Eliminare questi vincoli e poi assieme al paziente
e assieme alla famiglia intera, perché non cambia mai solo il paziente. Certo. Senti, come valuti e monitori il cambiamento in terapia? Valutazione costante del cambiamento. Noi abbiamo, ti farò vedere poi quando scendi, credo di avere la biblioteca più importante in Europa sicuramente, perché da quando faccio terapie io ho sempre registrato tutte le sedute. Nei primi anni non registravo quelle individuali. Ormai da 20 anni registro anche quelle individuali, quindi ho una videoteca enorme e ho anche la fortuna di avere persone che lavorano con me, anche ricercatori dell'università, per cui noi abbiamo la sintesi di tutte le sedute. Ogni seduta ha una sintesi digitata e quindi in ogni seduta noi teniamo conto dei cambiamenti non solo manifestati in seduta, ma anche raccontati che riguardano il fuori seduta. L'indicatore comunque più importante di cambiamento è uno per me, soprattutto quando fai le individuali, che non vedi gli altri, e se cambiano anche gli altri. Se gli altri non cambiano e cambia solo il paziente, non credo che il cambiamento sia duraturo. Comunque noi monitoriamo e monitoriamo il sintomo prima di tutto, perché per me una terapia non è finita se la persona non ha risolto il proprio sintomo. Questo è il primissimo, è un aspetto. E poi tutte le aree della vita, in qualche modo, anche se non abbiamo un'idea rigida di normalità, però deve risolvere il problema per cui è venuto in terapia e che abbiamo concordato di risolvere. Ecco, quindi c'è un accordo sugli obiettivi. C'è un accordo e nella fase di consultazione, altro che se c'è un accordo sugli obiettivi, poi si possono trasformare o ampliare in terapia. Nel corso d'opera si ampliano. E per me, lo dico, una terapia non è finita se il paziente continua a prendere farmaci o comunque finisce in modo insoddisfacente, è un fallimento o un parziale fallimento. Ok, la chiusura della terapia invece, come la gestisci? È un argomento delicato su cui ci sono sempre delle incertezze, è forse la fase in cui hai più incertezze. Allora, diciamo subito che il paziente ha spesso la meglio in questa decisione, è il paziente alla fin fine che decide molto di questo. Perché? Per tantissime ragioni. Il terapeuta ha certamente una parte nel processo di conclusione, lo considero un po' un processo, quello di conclusione della terapia. Diciamo subito che abbiamo due situazioni molto diverse. La terapia familiare è una terapia breve e tale deve essere. Perché breve? Perché tu sei alleato di tutti e di nessuno. Devi continuamente tener conto di tutti. Quindi anche gli stessi familiari ti danno un mandato breve. Perché nessuno... è troppo delicato perché tu lavori con un gruppo intero e quindi avere la fiducia di tutti è difficile ovviamente e te la possono dare nel momento in cui hanno veramente bisogno. Poi tendono a revocarla, non può essere un processo troppo lungo. Mentre nella terapia individuale è molto diverso, i pazienti in genere non vogliono lasciare la terapia. Magari all'inizio sono resistenti ma non vogliono lasciarla. Chiaramente la tendenza è a non chiudere la terapia fin tanto che il problema è risolto, questo è sicuro. Ma c'è anche un punto più importante. Noi abbiamo una situazione in cui a un certo punto il paziente può non riuscire in quel momento ad andare oltre. Magari vuole continuare la terapia, anche se il sintomo l'ha risolto, ad esempio,
ma rimane, che so, la sfera sessuale completamente aperta, la sfera sentimentale che non si è, proprio perché il paziente ha risolto il suo sintomo, vuole continuare, ha fiducia in te, ma a volte non ce la fa. E tu hai la sensazione, che anche i pazienti riconoscono bene, di girare in tondo, non vai avanti, non vai oltre. In queste situazioni io preferisco interrompere e uso il semaforo rosso. Dico al paziente: abbiamo risolto, che so, l'aspetto sintomatico, la vita sentimentale, certo, lei denuncia dei problemi, ci sono, sono veri. Adesso però c'è un semaforo rosso, non stiamo riuscendo, non andiamo avanti. Meglio fermarsi. Bene, purtroppo non so, gli anni ne ho tanti. Ho visto che questo sistema funziona benissimo. Nel senso che il semaforo rosso a volte viene superato rapidamente, ritorna dopo 6 mesi. In alcuni casi ne ho avuto qualche paziente che è tornato dopo 10 anni ad andare oltre quel semaforo. Quindi perché è meglio? Perché se tu vai avanti col paziente in un momento in cui lui ha già fatto molto, ci sono stati già troppi cambiamenti nel suo nucleo, non intende andare oltre, nel senso che non può in quel momento, se tu continui la relazione terapeutica può logorarsi e in qualche modo il paziente si accorge che tu sei insoddisfatto, lui stesso è insoddisfatto del lavoro. Meglio andare ad esaminare il semaforo rosso, dare tempo e aspettare che il paziente ritorni. Quindi in talune situazioni faccio una terapia a step, piuttosto che lasciare sfilacciare il lavoro terapeutico. Io sono, credo, uno dei pochi terapeuti che fa questo mestiere da tutta la vita, che non ho i classici 3 o 4 pazienti che continui a vedere ogni tanto. No, perché ci mettiamo d'accordo su un'interruzione. Poi, per qualsiasi cosa, io ci sono sempre. Ma interrompiamo se non riusciamo, non mandiamo avanti una situazione, perché il rischio è anche di creare una situazione di dipendenza. Quindi è una scelta molto delicata, perché a volte congedare il paziente troppo presto, il paziente magari non vuole e tu stessa hai paura che poi ci sia un ritorno sintomatico. Però prolungare troppo la terapia abitui anche il paziente ad avere sempre il sostegno di un altro. Quindi è una scelta difficile, difficile, ma credo che se noi mettiamo l'idea del semaforo rosso in certi momenti e al limite quando ci sono delle incertezze, interrompere. Ovviamente se il paziente continua a lavorare, anche se ha risolto il problema per cui è venuto, ma continua ad andare avanti, è ovvio che tu procedi. Certo. Ok. Il paziente difficile cambia in qualche modo il tuo modo di lavorare? Perris, sì. Per noi è un problema che non c'è. È un problema che hanno i cognitivisti, che hanno gli psicanalisti, ma per noi non c'è. Nel senso che col paziente si parte dai pazienti difficili, no, sistemica. Abbiamo lavorato, la terapia sistemica è nata per i pazienti difficili. Chi sono i pazienti difficili? Quelli che non hanno coscienza di malattia, si diceva una volta. Cioè il paziente che non chiede la terapia, che ha un sintomo che è egosintonico, non egodistonico. Per i cognitivisti sono un po' una novità. Per noi la terapia familiare è nata per loro, perché è nata per anoressiche e psicosi. Ed è chiaro che col paziente difficile noi usiamo, cioè il paziente che non chiede la terapia, che non è cosciente, che per lui non è un problema, per gli altri lui è un problema, ma noi lavoriamo con la famiglia, tendenzialmente, quanto più possibile. Oppure facciamo i percorsi alternati, che li usiamo infatti molto per l'anoressia, eccetera.
una prima fase di lavoro con la famiglia, poi una fase individuale, ma quando siamo riusciti anche a conquistare il paziente difficile e a fargli capire, fargli intravedere che c'è una soluzione possibile diversa, ma questo devi farglielo nascere in una prima lunga consultazione. Non ce la fai nelle prime due sedute di consultazione, generalmente. Senti, una cosa che non ti ho chiesto, come lavori, com'è il setting? C'è un'equipe dietro lo specchio? Sì. Sei da sola in seduta? C'è una mai da collega? Sola. Ah, mai da sola. Mai da sola in tutta la mia vita, non ho mai fatto terapia da sola. Io c'ho lo specchio direzionale dove ti avevo proposto anche di fare questa intervista, ma sembrava più comodo avere dietro i libri che assorbissero. Sempre un'equipe, ho avuto colleghi che hanno lavorato con me in equipe per alcuni anni, a volte adesso ho studenti nella scuola di specialità, soprattutto degli ultimi anni, un paio di persone sempre, non tanti, perché altrimenti non c'è concentrazione, devo limitare le persone al massimo 3. E serve moltissimo perché anche se ormai quasi non me ne ricordo quando sono in terapia, però ti aiuta sempre nei momenti difficili a non dimenticare il tuo modello terapeutico e poi ti aiuta anche a te come terapeuta che esci, vai dietro lo specchio, diventi magari lineare in taluni momenti, ad esempio ti lamenti che i pazienti non fanno quello che tu vorresti, che sei in una situazione difficile, ti rilassi in qualche modo. Ti rilassi anche discutendo e hai il punto di vista di qualcuno che ha visto dall'esterno, che più facilmente può ad esempio vedere se la relazione terapeutica non funziona, ad esempio. E poi costantemente il fatto di aver sempre dietro qualcuno allo specchio ti ricorda il tuo modello, che è anche la way of thinking che ti aiuta, che aiuta il paziente, il tuo ruolo, che ti viene ricordato, il tuo modello di riferimento, a non perderlo mai in modo da continuare a proporre punti di vista alternativi alla famiglia, al paziente. È un grande aiuto, perché a volte la terapia ti mette in situazioni difficili, proprio perché è difficile la situazione del paziente, quindi anche tu spesso sei anche troppo in sintonia con il paziente, dietro lo specchio rimangono meno coinvolti emotivamente e quindi ti arrivano sempre dei suggerimenti utili. Ok, senti, siamo all'ultima domanda che riguarda l'integrazione con gli approcci non sistemici. Cosa ne pensi? L'hai effettuata in prima persona? Hai seguito varie forme di training, per esempio, per integrare tecniche o approcci diversi? Dunque, nessun'altra forma di training, nel senso che io mi sono innamorata subito delle terapie sistemiche ed è un amore, sono stata di una fedeltà persino noiosa, cioè fedelissima alle terapie sistemiche. Non so come mai. Beh, anche se ti sei a un certo punto molto avvicinata all'approccio di Guidano, no? Certo, ho un quindi fedelissima alle terapie sistemiche, mai fatto altro training. Quando sostanzialmente ho cominciato a staccarmi da Mara Servini Palazzoli, il cui insegnamento comunque è stato fondamentale, assolutamente fondamentale. Però quando mi sono staccata sul problema della soggettività. Nel senso che ritenevo, come peraltro anche era un po' il messaggio di Bateson iniziale, che le terapie sistemiche fossero una nuova way of thinking della soggettività, un nuovo modo di vedere il soggetto. Quando cominciavo così e cercavo di elaborare delle nuove a questo livello, non potevo avere come interlocutore la psicanalisi, troppo lontana dal mio punto di vista, e soprattutto all'inizio degli anni 80, fine anni 70, inizio degli anni 80, quando inizia il mio progetto, anni 80 insomma, era ancora una psicanalisi molto pulsionale,
sono emerse dopo prospettive diverse che oggi rendono il dialogo anche molto più possibile per certi aspetti con la psicanalisi. Quindi ero molto in difficoltà e in quel momento ho incontrato Guidano, nel senso che un amico comune ci aveva fatto fare al CNR delle relazioni. Guidano presentava una relazione come cognitivista e io come terapeuta della famiglia. Mi ricordo che mi aveva mandato il suo libro, quello dell'83, con l'83 credo, con Liotti. Ancora quello dell'87 non era ancora uscito, credo. La complessità del sé. La complessità del sé non era ancora uscito nell'87, era uscito l'altro, il primo. E questo amico comune ce li aveva mandati, io non avevo fatto in tempo a leggerli. Allora poi il cognitivismo era meno importante di oggi, e quindi ero andata. Io non avevo particolare curiosità verso il cognitivismo e mi ricordo questo incontro perché ho capito che la prospettiva di Guidano era interessantissima. La notte ho cominciato a leggere e da qui ne è nata un'amicizia anche profonda con Vittorio Guidano, da cui ho ripreso l'idea che la psicopatologia sia una scienza del significato. Ecco, questa grosso modo, questa idea io la devo a Guidano. E devo dire però che poi che l'integrazione significa per me trasportare le idee che incontri dentro il tuo modo di pensare. E di fatto io ho elaborato una teoria della soggettività che è profondamente diversa, per certi versi opposta a quella di Vittorio Guidano. Nel senso che Guidano è forse tra i cognitivisti il più individualista. Le organizzazioni sono sistemi chiusi dopo i 15 anni, non c'è più via. E anche il modo di fare la terapia è un modo di aumentare la coerenza. Mm-hmm. Ed è esattamente l'opposto, perché per me la terapia è un modo per aumentare invece le possibilità, le alternative possibili, le scelte. Ad esempio, inizialmente io cerco di cambiare la posizione delle persone dentro la loro semantica, ma poi cerco di far sì che apprendano anche altri giochi semantici, che si posizionino e do rilevanza ad altre semantiche. Ora, la semantica originaria non viene mai abbandonata, come nella vita fisica dove le strutture si accumulano, no? Se hai giocato dentro una certa semantica saprai sempre che semantica è, ma puoi aggiungere e imparare a posizionarti entro semantiche diverse, ad esempio. Quindi la prospettiva, diciamo, è diversa. Io penso che il terapeuta sia un po' come lo scienziato. Einstein diceva che lo scienziato è opportunista, un po' è kantiano quando gli serve, ma può diventare un hegeliano, plotiniano, ma può anche diventare positivista quando ha bisogno di essere positivista. Quindi anche il terapeuta, secondo me, deve essere aperto, curioso nei confronti degli altri modelli, prendendo quello che può servirgli. Però credo debba mantenere un suo modo di pensare. Quindi io non credo tanto alle prospettive eclettiche. Credo che il terapeuta debba essere un po' come lo scienziato. Einstein diceva che lo scienziato è opportunista, nel senso che può essere plotiniano in certi momenti, può essere kantiano addirittura, e in altri può diventare anche positivista, neopositivista. Perché? Ma perché deve risolvere dei problemi, quindi deve usare quello che può. Quindi io credo che il dialogo tra i modelli sia importantissimo, perché ciascuno poi trova nuove soluzioni a cui non avevi pensato. Quindi dobbiamo essere curiosi, così come i nostri pazienti. Ai nostri pazienti insegniamo anche a
nuove alternative, cerchiamo di creare nuove alternative, questo anche per i terapeuti. Penso però che ciascuno debba inserire il nuovo dentro la propria prospettiva. Non credo alle soluzioni eclettiche, credo invece in uno scambio che aiuti la creatività di ciascuno. Per me l'incontro con Guidano è stato molto importante, non perché abbia utilizzato le sue soluzioni terapeutiche, ma perché ha aiutato la mia creatività.